faccio la raccolta differenziata? Per riciclare. Perché è opportuna per il nostro mondo. Raccogliere. Perché per cercare di affrontare il problema dei rifiuti, che si sa che è piuttosto grande. Sì. Quindi a casa mia sì, cioè della mia mamma sì e a casa mia no. Per l'ambiente prevalentemente, ormai con i problemi che conosciamo, temporali, vento che distrugge in pochi minuti tutto l'ambiente, dobbiamo cominciare a interessarci. Cioè, io veramente, proprio grazie a questo ambiente, dove vengo da una ventina d'anni, ho acquisito una sensibilità. Plastica, cartone, vetro, è umido purtroppo, non c'è. Sì, hanno tolto i contenitori dell'umido e abbiamo difficoltà per questo. Perché è importante per tutti, è importante per l'ambiente sicuramente, per poter dare un aiuto, perché anche per il futuro, no? In quanto bisogna essere responsabili per chi verrà dopo, ecco, questa è una cosa in cui insomma mi sento responsabilizzata anche io, ecco. Per riciclare. Perché le cose non si sciupano e così si può utilizzare materiali più volte senza inquinare. Sì, faccio la raccolta differenziata e cerco di seguire le istruzioni che ho trovato nell'opuscolo che mi hanno mandato a casa e di riciclare la carta, il vetro, la plastica, rifiuti organici e l'indifferenziato. Faccio la raccolta differenziata con tutti i vari materiali, dividendola in vari contenitori che purtroppo abbiamo dentro casa e che ingombrano. Comunque va bene perché è giusto farla. Di tutto, da 1970. Tutto differenziato, tutte le cose, la carta, l'umido, bottiglie, la plastica, differenziato tutto. Sì. Come? Tranne l'umido però. Perché? Non lo so, perché diventa complicata, dove sto io un po'. Tutto, l'umido, il secco, la carta, il vetro, la plastica, il metallo, tutto. Sì, faccio la raccolta differenziata separando il materiale, il carta, cartone, pile, medicinali, vetro, poi lattine e plastica o dei contenitori. Sì, faccio la raccolta soprattutto dell'umido e della carta e della plastica. Noi dividiamo la plastica, e poi dividiamo la carta, il cartone e l'indifferenziato. Allora, la faccio perché credo che dobbiamo offrire il più possibile un mondo migliore per i nostri figli e dobbiamo partire fin da piccoli a insegnargli la raccolta differenziata. Quindi faccio uno sforzo perché comunque un po' è faticoso, specialmente in un territorio dove è arrivata da poco la raccolta differenziata. Io vivo in provincia di Siena, tra l'altro sono consigliere comunale, quindi insomma ci tengo molto a questa cosa. Sì, faccio la raccolta differenziata dell'umido, carta, plastica, lattine, alluminio, questa. Thank you.